la nostra diretta e di intervenire al nostro convegno. Prego. Grazie a voi intanto per l'invito. Non so se mi stai sentendo, io un fastidioso ritorno, ma pazienza. Prego. Se mi sentite, ok. Ma allora, ho avuto modo di apprezzare l'ultimo intervento e mezzo, diciamo. Intanto un saluto a tutti i presenti, agli organizzatori, a Mario che mi ha invitato, è stato molto molto gentile, al sindaco con cui ci siamo sentiti un paio di volte per telefono poco dopo che erano usciti i primi titoli sulla questione di Como, e poi a Walter Massa non l'ho sentito, ma so che è presente, quindi ci ha dato una mano. Esatto, ci conosciamo da un po', quindi lo saluto, Walter, lo aspettiamo per le vacanze, se viene in Riviera ci vediamo di sicuro. Ma guardate, la situazione di Ventimiglia al momento è tutto sommato stabile, anche perché vista la stagione invernale c'è una diminuzione ovviamente dei flussi. Siamo comunque però molto preoccupati per quello che sarà l'estate. Aspettiamo nuovamente un'estate piuttosto calda, e purtroppo non riscontriamo dei passi in avanti su quella che può essere l'organizzazione complessiva della fase di accoglienza. Io ormai mi secco un po' quando sento parlare di emergenza, perché i primi flussi con cui mi sono dovuto confrontare sono stati dell'estate 2014, quindi poco dopo le elezioni amministrative, ed erano i primi sintomi. Poi 2015 e 2016 sapete bene cosa mi riferisco. Ripeto, oggi qua confine, ma come tutti i confini del nostro paese, si concretizza quella che è una mancanza di volontà politica di tanti altri paesi europei. Il fatto stesso che ci siano dei paesi europei che dei governi sottoscrivono un accordo per la redistribuzione delle quote e poi non lo rispettano, la dice lunga su quello che è il clima, no? Anche di solidarietà, di impegno. E io lo vivo particolarmente male, perché da sindaco, ma al di là di sindaco, da cittadino e da città di frontiera, io la mia comunità con la Francia ha scambi quotidiani, c'è più di 4-5 mila persone che tutti i giorni vanno a lavorare in Francia, noi riceviamo un turismo, una clientela francese qua. Ci sono scambi continui, e io a 31 anni la frontiera così non l'avevo mai vista, non l'avevo mai conosciuta. Abbiamo fatto l'Erasmus, ci hanno fatto conoscere la parte migliore, insomma, dell'Europa, poi di colpo ci troviamo di nuovo con le frontiere chiuse, i militari in frontiera, cosa che non avevamo mai visto. Quindi ci fa male, anche perché poi in realtà spesso anche con le altre comunità, parlo dei sindaci in particolar modo, sindaci d'Oltralpe, non riusciamo ad avere un contatto. Non vale per tutti, per esempio faccio i nomi, i sindaci di Brenne, di Saoggi, che sono quelli della Varroia, che salgono su da Ventimiglia verso il Piemonte, sono venuti a vedere quello che è il contesto, quello che è l'ambiente, cosa sta succedendo, perché anche loro in disaccordo con il loro governo, insomma, vogliono dare una mano, vogliono aiutare. E ci sono tante associazioni francesi, molte di queste sono associazioni musulmane, che partono da Nizza o dai dintorni e vengono a Ventimiglia ad aiutare. Oggi l'accoglienza di Ventimiglia si distribuisce su due punti. Il primo è un centro di accoglienza che abbiamo voluto, quindi siamo tra quelle amministrazioni che hanno insistito per avere uno spazio dove dare una prima area di sosta, per il riposo, per avere delle informazioni, per avere una distribuzione di cibo, la visita medica e quant'altro, gestita oggi dalla Croce Rossa su indicazione della prefettura. Noi su questo aspetto ci siamo battuti sin dall'inizio perché fosse un'area aperta a persone identificate e non. Questo per due ordini di ragioni. La prima, perché abbiamo già vissuto momenti in cui avevamo un centro di accoglienza che accoglieva solo esclusivamente, era permesso l'ingresso solo esclusivamente a persone identificate, quindi c'era il centro mezzo vuoto, con tutti i problemi che questo può comportare, perché poi non è che
buona parte della popolazione residente sia entusiasta di avere, quindi immaginatevi voi consigli comunali belli accesi piuttosto che le proteste continue, quindi sono stati momenti. E poi un sacco di gente che magari era identificata ma ha paura di entrare a farsi, insomma, a essere riconosciuta, ma per vari motivi, non perché fossero, però per tanti motivi rimaneva fuori da questo centro. Allora abbiamo insistito perché il nuovo centro di accoglienza fosse completamente, completamente libero. C'è un tempo di permanenza massimo che sono 7-10 giorni, all'interno del quale uno può accedere e ottenere anche delle informazioni. Per questo abbiamo chiesto anche che fosse aperto, potessero collaborare in questo le associazioni del volontariato. Da questo punto di vista è stato molto utile anche un incontro che abbiamo avuto a Pozzallo, per quello facevo riferimento a Walter prima. Perché? Perché da questi incontri sono nate un po' di brainstorming con tante altre realtà, e ovviamente di anno in anno, diciamo che con l'esperienza qualcosa in più si fa. E questo, diciamo, questo centro che nasceva per ospitare 350-400 persone è arrivato a ospitarne addirittura 800. Oggi siamo sulle 500, su per giù 500-450 persone che vengono ospitate all'interno del centro. Parliamo soltanto di uomini adulti, per la maggior parte dei casi sono uomini adulti. L'altra parte dell'accoglienza, Ventimiglia, viene svolta presso la chiesa delle Giacchette, quella chiesa che è passata un po' agli onori del mondo, dove all'interno vengono ospitate le famiglie, i nuclei familiari e donne. È un'esperienza fantastica perché è gestita solo esclusivamente dal volontariato, senza nessun tipo di sostentamento da parte dello Stato, ma vive con l'aiuto dei volontari, benefattori di vario tipo, tante associazioni che arrivano da fuori. Ed è un'esperienza impattante perché la Chiesa ha sopportato in quest'estate, prima che venisse aperto il centro, fino a davanti alla tra la Chiesa e fuori c'erano migliaia di persone. Quindi per oltre 20 giorni siamo stati su quei numeri lì, con un grande sforzo da parte di tutto il quartiere, di tutta la comunità. Poi piano piano siete entrati a regime con il centro di accoglienza, e quindi siamo riusciti un po' a smistare tutte le persone in transito e a ritornare in una situazione più o meno ordinata. Però vi ripeto, è una situazione che, così parliamo di una situazione straordinaria, ma che è tuttora gestita, ma questa gestione comunque comporta tutta una serie di disagi e di problemi. La particolarità delle zone di frontiera è che, nonostante ci siano grande esperienza dal punto di vista dell'inclusione, no? Tanti amici cittadini dicono: sì, però dovremmo fare lavorare queste persone, dargli un'attività, far sì che si rendano utili per la comunità, far capire anche, lo sentivo dire prima, anche a chi è più riottoso, no? Anche più ostile nei confronti della persona migrante, bene, si rende conto che presta un'attività, presta un lavoro, riconosce insomma a chi lo accoglie con la sua prestazione anche, è un riconoscimento anche quello. Qua è molto difficile fare, molto difficile, perché noi ogni 15-20 giorni cambiamo completamente, abbiamo la muta delle persone presenti, quindi nel giro di pochissimo chi è arrivato va via, può essere 2 giorni, può essere 3 giorni, 4, una settimana, 10, come riescono a capire o tramite i loro canali riescono a individuare il vettore per attraversare il valico, questo valico molto permeabile, passano. Quindi è anche difficile riuscire ad avere in qualche modo quell'effetto positivo e dare quindi una percezione totalmente diversa rispetto a quella che viene data da una parte, quantomeno dei media, che come sapete esaltano sempre il negativo o quello che ci può essere. Nonostante questo, però, abbiamo voluto svolgere un'azione molto politica, che è stata quella di dire: bene, noi, nonostante si viaggi su una media di 700-800 persone al giorno ospitate,
stiamo parlando di periodo quasi invernale, quindi non so cosa devo aspettarmi per quest'estate qua, però insomma oggi lavoriamo sui 500-600, siamo arrivati anche 800 eccetera, vi facciamo carico di essere capofila di un progetto SPRAR che coinvolga tutti i comuni del distretto sociosanitario che rappresento, quindi 17 comuni. Non tutti questi comuni hanno partecipato, però ne ha partecipato più della metà. Per me è un grande risultato perché, nonostante poi ci siano tutta una serie di incombenze dal punto di vista amministrativo, quindi andiamo a caricare a maggior ragione, maggiormente la macchina che è già abbastanza provata, però può servire, può essere utile perché fa cadere una barriera che è mentale. Ossia, noi riusciamo a far passare il messaggio con un'accoglienza diffusa, un'accoglienza ben distribuita, quindi stiamo parlando di piccoli numeri, di gruppi di 3, 4 persone, 5 al massimo, che se gestite in modo congruo e opportuno, e lì a mio avviso bisognerebbe andare a regolare, a registrare meglio il sistema dei controlli sulle cooperative, sui soggetti che fanno questa attività, perché ce ne sono alcuni molto molto seri, altri che si sono dimostrati esserlo un pochino meno, benissimo, se questi soggetti che sono un po' intermediari gestiscono queste, insomma, la permanenza di queste persone lo fanno bene, a mio avviso le comunità locali si possono rendere conto che l'immigrazione non è un male, non è un pericolo, ma anzi in futuro ci potrà essere senz'altro una ricaduta positiva. Questo tanti di noi lo sanno già, qualcuno non lo sa, però possono essere davvero quegli strumenti per far capire la percezione. L'immigrazione, per come viene intesa oggi, viene intesa da un punto di vista elettorale come qualcosa di imbarazzante, quindi con qualcosa che non porta consenso. A mio avviso, in realtà, se, nonostante non sia facile, però se gestita in un determinato tipo di modo e se c'è la cooperazione, la collaborazione di tutti, può diventare un tema su cui il consenso in realtà può uscire parlando in modo positivo. Oggi ne manca la volontà politica a livello europeo e, ahimè, a livello italiano, per come viene inquadrata in questo momento qua, non si sta facendo sufficientemente per una programmazione nel medio e lungo termine. Continuiamo a parlare di emergenze e parliamo di situazioni straordinarie, però non le si affronta nei modi dovuti. Non c'è, in primis, non c'è un know-how da parte di molti enti locali sul tipo di approccio. Gli strumenti non sono quelli dovuti. Prima sentivo parlare, adesso mi pare che fosse il collega di Udine, e mi ritrovavo molto in alcune sue affermazioni. Quando è successo, quando noi ci siamo ritrovati nel giro di poche ore ad avere 200-300 persone fuori dalla stazione, non avevamo né gli strumenti né le capacità e soprattutto non avevamo le possibilità per affrontare quella situazione con dei mezzi congrui, perché oggi tutti ti battono la mano sulla spalla, ti dicono bravo, vai avanti, però poi magari tra un anno o due dobbiamo fare i conti con magistratura contabile piuttosto che con non so che cosa. Quando ci si dice siete rimasti da soli, perché, cosa vuol dire? Essere rimasti da soli vuol dire che mi trovo a fine dell'esercizio di bilancio e devo decidere se accogliere 5-6 minori, ne sono obbligato per legge, ma non ho più soldi, quindi devo fare un debito fuori bilancio. Quindi o da una parte o dall'altra avrò dei problemi. Questo vuol dire essere soli. Essere soli vuol dire trovarsi 200 persone e non sapere da che parte girarsi o chiedere aiuto, perché i bagni alla stazione magari sono chiusi, le ferrovie non te le aprono, la prefettura in quel momento non riesce a farti aprire, la devi chiamare il parlamentare di turno, il ministro, eccetera, sperare che qualcuno ti dia la mano, come è successo a noi, dove ringraziare il ministro della difesa che riuscì a fare aprire i bagni alla stazione. Ma parliamo di queste cose qua. Parliamo poi di avere a che fare con una popolazione nostra residente che, insomma, io non penso che sia migliore di altri, però ci ha dato una grossa mano, è stata accogliente, è stata disponibile, però questa capacità di essere accogliente, disponibile, tollerante, eccetera, a un certo punto, se non si danno delle risposte, si esaurisce
questa predisposizione, insomma, all'accoglienza, e spesso e volentieri noi ci troviamo in difficoltà a dare delle risposte perché i sistemi non sono quelli adeguati. Quindi in situazioni di emergenza vera e propria, come abbiamo vissuto noi, come ha vissuto magari Como, come ha vissuto Milano, eccetera, ci vogliono, a mio avviso, dei commissari ad hoc che abbiano anche capacità di spesa su questi termini qua, perché io vi dico, con 1000 persone in un parcheggio d'estate, senza idonei servizi, eccetera, eccetera, abbiamo dovuto espletare, e quello è riuscito a fare la prefettura, tutta una serie di atti amministrativi burocratici per mettere su un campo di accoglienza. Lo si è fatto in 20 giorni e ben andata così, ma siamo stati ancora fortunati, perché altrimenti avremmo dovuto fare la gara, la controgara, poi i controlli dell'ANAC, poi c'è questo, c'è quello, più l'altro ancora. Quindi davvero ci sono situazioni molto complesse che i comuni da soli non sono in grado di gestire. Subiamo quella che è una decisione politica nazionale e europea, ci vorrebbe anche un po' più di nervo nei confronti di quei comuni che oggi si rifiutano di fare accoglienza, perché su 8.000 comuni italiani solo 2005-2006 fanno accoglienza. Allora mi chiedo, se ci fosse davvero la cooperazione, oltre che la parola, da parte di tutti, noi staremmo parlando di un'altra cosa, perché 176.000 arrivi quest'anno ben ridistribuiti su 60 milioni di persone sono nulla, a maggior ragione lo sono su 500 milioni. Io nei giorni scorsi ho avuto l'opportunità, la fortuna di partecipare a un incontro con i sindaci, tanti sindaci d'Europa, e molti di loro si dicevano disponibili ad accogliere, ma a partire dalla sindaca di Barcellona, la Colau, la Hidalgo, che sta facendo un altro lavoro a Parigi contro, diciamo, le direttive del suo governo, piuttosto che il sindaco di Lisbona. La sindaca di Barcellona ci diceva che la Spagna ha colto 4.000 persone. Allora, 4.000 persone, vi rendete ben conto che, insomma, se ci mettiamo 20.000, altri 2 o 3 della Liguria, già ci arriviamo, no? Quindi è nulla a confronto di quello che in realtà dovrebbero fare. Allora qua quello che manca è senz'altro una volontà politica. Quindi io mi auguro che, insomma, si possa portare avanti anche l'idea di una rete dei sindaci, perché è europea, una rete dei sindaci europea, perché questo può aiutare a sensibilizzare i governi dando delle indicazioni corrette, perché noi che lo viviamo sul territorio sappiamo quello che può essere percepito in modo positivo e quello che invece, insomma, non va fatto, perché va ancora ad acuire alcune problematiche che ci sono rispetto alla popolazione residente, che non aiuta assolutamente spesso e volentieri anche le persone in transito e le persone migranti. Quindi noi abbiamo lanciato due idee, quella della rete di sindaci e quella dei canali umanitari europei, perché noi ci troviamo nel paradosso di salvare le persone dal mare e poi farle morire su un'autostrada piuttosto che su dei binari, o per andare in Francia piuttosto che nel fiume durante l'alluvione. Quindi davvero è una situazione molto particolare. Queste sono le nostre proposte. Se anche con l'amministrazione di Como, di Udine, si riuscisse a portare avanti questo tipo di idea per dare un impulso positivo e parlare, insomma, di immigrazione in altri termini, quindi non più come un'emergenza, come una fase straordinaria, non più come un problema, ma come una risorsa che può essere spesa senz'altro in altro modo. Se riusciamo a fare questo, abbiamo dato un bel contributo. Allora, io ti ringrazio naturalmente per l'intervento. E nelle tue parole ho rivissuto un po' tutto quello che abbiamo vissuto qui a Como, quando parlavi appunto di scambi economici con la Francia, gli stessi scambi noi li abbiamo con la vicina Svizzera, e il comportamento svizzero è stato non proprio lineare, quindi come, diciamo, simile al comportamento dei francesi.